Sono Fabio, IW3FVZ, sono un radioamatore con licenza dell'89, 1989, quindi avevo 16 anni, 17 per l'esattezza. Mi piace sia la parte informatica che la parte radio. Quello che vedremo oggi è un sistema che mette le comunicazioni a lunga distanza in una frequenza che va dalle VHF in su. Adesso spiegheremo un attimo prima di iniziare il discorso VHF, dove il signor Alessandro VTH, diciamo, opera spesso. Sostanzialmente, nelle frequenze, sapete che le frequenze variano. Per esempio, i canali TV sono sulle UHF, sono 300-400 mega in su, le frequenze dei cellulari sono sui giga. I radioamatori usano. Hanno tutta una serie di frequenze che vanno dalle HF, quindi 1,30 mega, anche più basse, e poi salgono fino ad arrivare ai giga. Mi pare che sia 474 giga la frequenza più alta. Ogni frequenza ha delle caratteristiche. Una cosa interessante è che a un certo punto, mentre nelle HF, la stazione che abbiamo adesso allestito di là, permette comunicazioni normalmente in Europa senza problemi, quindi in questo momento comunicare con l'inglese non c'è nessun problema. E diciamo extracontinente a seconda degli orari del sole e di altre caratteristiche, perché vengono rimbalzate dal cielo, ci sono delle frequenze, le VHF in su, le VHF più o meno partono dalle radio private, poco più basso dalle radio private in su, non sono. Nel 99,9% dell'anno non vengono rimbalzate dal cielo, tranne per pochissime cose che si chiama proprio sporadico perché sono sporadiche. Quindi normalmente arrivate nel cielo proseguono come fosse una luce di una pila, per dare l'idea, quindi viaggiano a visibilità ottica. Una delle caratteristiche, in realtà seguono un po' la Terra, ma diciamo che comunicazioni oltre la visibilità, cioè come si dice, la curvatura terrestre non è fattibile. Com'è che si fa a comunicare a più distanza? L'anno scorso all'ESC abbiamo visto la comunicazione, anzi 2 anni fa all'ESC abbiamo visto la comunicazione via EME, cioè usare la Luna come riflettore. Io punto sulla Luna, un americano punta sulla Luna, io trasmetto un segnale, rimbalza sulla Luna e torno indietro dall'altra parte. Chi c'era ha visto la comunicazione, abbiamo ascoltato anche delle cose via Luna. Questa qui è un sistema che è stato scoperto relativamente da poco, che c'è da molto tempo, ma nessuno se n'era accorto. Per cui durante una comunicazione si vedeva che un segnale arrivava forte da una distanza notevole, poi a un certo punto spariva. Si è scoperto che questa cosa è dovuta agli aerei, cioè il segnale rimbalzava sulla carcassa di ferro dell'aereo. Qui un signore ha studiato un software, che è un radioamatore, adesso lascio la parola a lui, che praticamente permette, dato 2 punti, cioè il radioamatore, io sono qua e l'altro radioamatore è in Germania, vi dà esattamente la situazione degli aerei, quando esisterà la comunicazione, per quanto durerà e tutto questo. Quello che vedremo oggi è la teoria. Domani, chi vuole venire a vedere dall'altra parte, proveremo in pratica qualche collegamento via aereo. Noi siamo dove c'è la casetta di vetro. Seguite l'antenna lunga, ci trovate. Passo la parola ad Alessandro che vi spiegherà meglio come funziona. Buongiorno a tutti, sono Alessandro, IW3VTH, radioamatore del 2011, figlio d'arte, diciamo, mio padre era radioamatore dalle microonde a salire, appassionato di contest, collegamenti, diciamo, la prima banda che ho fatto sono stati 2 metri, la prima antenna fatta mentre mio padre era in ferie, senza che lui sapesse, quando è arrivato a casa mi ha riempito di parole, però intanto poi ho messo su un sistema non indifferente. Oggi parleremo di questo sistema di collegamento tramite gli aerei. Allora, i primi collegamenti tramite aerei sono stati studiati nel 1985. Americani si sono accorti che era fattibile questo sistema, però mai nessuno è riuscito, diciamo, non c'è mai stata forse l'interesse di creare qualcosa per i radioamatori. Poi un tedesco
DL2 ALF, praticamente prendendo delle pagine web tipo FlightRadar24, qualsiasi database interrogabile online, facendo delle prove con degli amici, ha visto che questa cosa era fattibile, per cui ha voluto crearsi il suo software. Questo software, diciamo, è in uso dal 2015-2014, è stato, diciamo, messo a disposizione del mondo radioamatoriale, all'inizio andava molto bene, poi ci sono state delle limitazioni sui pacchetti dati con dei ritardi per sicurezza più che altro, per cui lui ha dovuto implementare ancora il software per ridurre, cioè, diciamo, lui fa una previsione di arrivo, delle volte è sbagliata, in anticipo, in ritardo, però di pochissimo, proprio perché deve colmare il gap che gli dà questo software, questo pacchetto dati. Diciamo che la pratica è molto, molto utile, gli aerei viaggiano ovviamente su un'altezza di 12.000 metri, per cui più avanti vedremo anche... Beh, allora, torniamo a questa presentazione qui. Qui ci sono due tipi di trasmissione, cioè di ricezione dei pacchetti degli aerei. O c'è un radar monostatico messo a terra, trasmette e riceve lui, però i tempi sono molto più lunghi, o c'è un sistema bistatico. Solitamente il sistema bistatico può avere anche tre ricevitori. Uno trasmette e l'altro, gli altri tre interrogano, per cui riesce a dare una risoluzione a 3D dell'aereo, per cui riesce a dare tutti i dati che non riusciamo a avere. Adesso con le chiavette, diciamo quelle televisive modificate per noi radioamatori, si possono creare ricevitori tranquillamente a casa a 1090 mega, farci una verticalina e con un Raspberry e qualche riga o qualche pacchetto già pronto per come me, che è poco pratico, riesce a creare un ricevitore, io ce l'ho a casa, dopo vedremo quello che ricevo a casa mia, ecco. Ecco qui, un po' su Fabio per cortesia, no più, mi alzo un po' la slide, rovescia, no, l'altra. Ecco qui, sì, questo qui è praticamente la possibilità di fare QSO con due stazioni, mettiamo due stazioni, mediamente, collegamento, sì, scusate, sì, tra due stazioni. Diciamo stazioni mediamente attrezzate vuol dire in Italia possiamo avere una potenza massima di 500 watt per legge e antenne quante vogliamo, non c'è nessun problema. Diciamo per me una stazione mediamente attrezzata sono due antenne da 6 metri, per cui nella banda di 2 metri, oggi parleremo della banda di 2 metri, sono due antenne da 3 lunghezze d'onda, per cui 2x3, 6 metri e 250 watt. Io ho iniziato così e ho cominciato a fare i primi collegamenti, poi vedremo anche dei video che sono stati fatti. Ecco, qui se l'aereo è a 12.000 metri di altezza e si riesce a una distanza mediamente di 450 km, per cui se le due stazioni sono a 900 km tra loro e l'aereo è giusto a metà, riusciamo a fare un collegamento a 900 km, tenendo conto che la curvatura terrestre è circa 1200 km ed è difficile da andare oltre, per cui siamo al limite del QSO. Mediamente con due stazioni senza aerei, parliamo di stazioni sempre dando un sistema di questo tipo, è difficile fare QSO oltre 500-600 km, si è già al limite perché c'è l'attenuazione di tratta, tutto il percorso. Ecco, qui vediamo invece perché le stazioni, quelle tra virgolette forti, vanno in altura. Ecco, se noi vediamo se una stazione, questo qui è un grafico ipotizzato ad un'altezza di 1000 metri. Praticamente, mi giungo un po' Fabio. Ecco. Praticamente con l'aumentare dell'altezza dei due corrispondenti, per cui se tutti i due corrispondenti si alzano a 1000 metri di altezza, il nostro percorso aumenta di 120 km per 2, per cui è possibile andare a fare 450, 900 più altri 250 km, potrebbe essere fattibile fare QSO da 1000 e passa km. Questo qui perché c'è una piccola formula tanto per che è 4 radice quadrata dell'altezza. Praticamente a 1000 metri di altezza sono 125 km, praticamente il nostro segnale è come partisse 125 km oltre dove siamo noi.
nel senso, una stazione grossa che nostra che va a fare le gare sulla Marmolada, per cui a 3350 metri, non so di voi chi ci è andato, ma è dura, è come trasmettesse da Centro Monaco o da Ravenna o da Milano o da Lubiana. Cioè è come quella zona lì, quei 300 km che lui è a 250, è come non ci fosse. Per cui aumenta, diciamo, la sua portata. Questo qui è... Qui sotto vediamo un po' di teoria, nel senso che 12 km su 1000 metri l'altezza, la distanza di 400 km per la stazioni, l'angolo che interessa l'aereo sono 3 gradi, per cui l'aereo è molto, molto l'aereo è molto, diciamo, l'angolo di interrogazione dell'aereo è molto stretto, ci vogliono antenne, anche un po' di elevazione, magari alzare un po' le antenne verso l'aereo o seguirle con dei tracking. Qualche informazione così, un aereo tipo il Boeing 707 ha 16 metri quadri di superficie, per cui diciamo una camera da letto classica. Un 747 ha 63 metri quadri, un mini appartamento. Un J-Jet 100 ha 100 metri quadri di un appartamento praticamente volante, che può essere da specchio, non per niente l'aereo più grande, più è facile fare il QSO e più anche duraturo, cioè il segnale più duraturo. Dopo vediamo su qualche video che sono più... La lunghezza d'onda. Esatto. Sì, diciamo che tornando alla parte di prima che abbiamo un po' tralasciato perché era più per i tech, per chi è sul campo, no? Diciamo gli addestratori sul campo, solitamente dalle 50 mega fino ai 23 centimetri, che sarebbero un giga e due, si usano antenne direttive solitamente, no? Le IAGI che possiamo usare per i wifi, tutte quelle cose lì. Andando su di frequenza si tendono ad usare sistemi parabolici, parabole potrebbero essere primo fuoco, offset, le offset sono quelle classiche che vediamo per i satelliti a 10 giga che riceviamo Sky, proprio perché sono difficili da creare antenne che hanno lunghezze d'onda a 3 cm, solitamente un'antenna, un elemento di un'antenna è metà della lunghezza d'onda della frequenza, diciamo, per cui 2 metri, l'elemento 1 metro, se tu pensi a una frequenza che è i 10 giga che sono 3 cm, vuol dire che se avere un elemento da 1,5 cm, è difficilissimo da realizzare meccanicamente tutto, per cui è quasi impossibile. Ecco, qui vediamo che le due stazioni giustamente possono fare il QSO per non avere ostacoli in mezzo, o almeno che l'aereo non si sposta sopra la montagna. Noi qui, dove siamo noi in Veneto, siamo molto sfavoriti perché abbiamo le Alpi, per cui gli aerei li sfruttiamo quando sono sopra le montagne o appena oltre, se no altrimenti non riusciremo a fare collegamento con quello che è dietro la montagna. Non per niente ci si sposta solitamente verso il centro Italia per avere, diciamo, un passaggio più comodo. Ecco, questo qua è... Ci siamo bisogno di fare qualche buco, ma... è un po'... Ecco, diciamo, questo qui è la schermata del software creato da questo collega tedesco. E qui vediamo gli aerei che sono presi dal database che dicevo prima. E come possiamo vedere, qui ci sono due tipi di aerei. Questo qui è uno molto grande, non ho interpretato cos'è. Che è quello che sta, diciamo, in è un A320 Airbus, per cui un bel aereo, è possibile fare collegamento
tranquillamente. Vai giù. Ecco, qui vediamo la parte, diciamo, della finestra di utilizzo, molto, molto semplice, molto, molto user friendly, diciamo. C'è la frequenza del QSO, praticamente la frequenza, in base alla frequenza cambia anche, come dicevo lui prima, l'intersezione. Non è detto che magari un collegamento a 144 a un'area, dopo vediamo quale, dove gli aerei possono essere, a 430 mega potrebbe non esserci, perché è anche la curvatura terrestre, cioè deforma, fa una deflessione, immagine successiva spiegata meglio, che è la curvatura terrestre. Qui vediamo il collegamento tra me e un amico di Bari. Esatto. È stato diviso in quadratoni. JN è un quadrato grande, 6,5 un quadrato più piccolo, DM è un quadratino ancora più piccolo che è di 4 km di 4x9 e poi va sempre più piccolo. Di solito si usano nelle gare le prime 6 cifre. Qui si va sulla più precisione perché serve a sapere dove è l'aereo. Sì, esatto. Praticamente noi radioamatori abbiamo diviso, cioè noi per convenzione, sono divisi i meridiani paralleli a sua volta in altri vari quadrati che danno la posizione geografica. Alla fine si dà il centro quadrato che più o meno è quello lì, può sbagliare di un chilometro. E solitamente diciamo che se 5 delta Mike è a Favaro, qua siamo JN 55, Giulia Texeri, mi pare una cosa che avevo guardato prima, per cui io dico che sono qui, perché il tipo di gare che facciamo noi rispetto a quelle in HF vale un punto a chilometro, per cui si conteggia un punto numerico ogni chilometro che viene fatto. Ecco qui. Ecco qui parliamo, parlando di, come dicevo prima, questo qui è l'area di intersezione degli aerei e non è detto che tutte le frequenze sia fattibile. Qui 12.000 metri altezza, diciamo, gli aerei più o meno dove volano. Io tengo 20.000 per avere un po' di scarto, ma solitamente entro i 12.000 metri non vanno oltre gli aerei. Difficile trovare qualcuno che vada proprio oltre. E qui vediamo questa zona qui è la zona calda, possiamo dire. Gli aerei viola sono gli aerei in tratta, è quello che dovevamo prima, che si stava avvicinando alla linea. Questi qui sono aerei sotto quota, che però questo qua è proprio sotto quota senza poter dare aiuto di collegamento. Qua sotto invece vediamo la topografia della tratta. Dicono praticamente che qui c'è un tedesco, DL0 GTH, lui è fortunatamente a 800-900 metri di altezza, e qui c'è un inglese che è praticamente a 200 metri di altezza. Lui fortunatamente non ha niente in mezzo. Se tu qui avessi una montagna, molto probabilmente il collegamento non sarebbe possibile, perché la montagna farebbe da schermo al nostro segnale. Sì. Ecco, qui vediamo cosa restituisce il programma, da tutti i dati che possono essere utili a noi per capire come e quando. Diciamo che quando uno prende la mano col programma e di là c'è un'altra persona che ha un po' di abilità, il collegamento può essere realizzato non solo quando l'aereo arriva in tratta, ma riusciamo a creare una deflessione anche della linea orizzontale, per cui riusciamo a collegarci prima, spostando l'antenna seguiamo noi l'aereo. Questo qui è fattibile sulle frequenze 2 metri 70 centimetri. Salendo di frequenza, la precisione dell'antenna è talmente stretta che parliamo di 0,7-0,5 gradi per parte, per cui è difficile da gestire. Ecco, qui ci dà praticamente la posizione dell'aereo, dove è in questo momento, l'altitudine. Questo qui è il valore di quanti metri è sopra rispetto a quello che potrebbe servirci. Praticamente se fosse cioè è 1200 metri oltre il nostro target, per cui va benissimo per noi. La traccia, in che direzione sta andando, verso quanti gradi sta andando, il tipo di aereo, la distanza oltre la linea, in questo caso 3 km ha già superato la linea, e il tempo, questo qui è uno scalare, cioè da qua da 0 minuti perché è già nella tratta, ti dirà meno 1, meno 2, meno 3, meno 5, meno 10, quanti minuti intersega questa linea qui, che è la linea
ideale per fare il CTO. Qui abbiamo quattro tipi di aerei. Quello grigio viene indicato aereo non buono, per cui anche fuori. L'aereo giallo sotto quota, io ho fatto qualche collegamento con l'aereo giallo, le stazioni erano ben attrezzate e con gli aerei gialli sotto quota riesce a farli. L'importante è che siano sulla zona, appena sotto la zona viola. L'aereo rosso è un aereo buono che però non è ancora diventato al nostro scopo. L'aereo viola quando è nella tratta e nella posizione corretta per poterci permettere il QSO. Ecco qui vediamo due tipi di intersezione. Allora, c'è l'intersezione, diciamo, perpendicolare alla tratta, ci permetterà di fare collegamenti lunghi, 5-10 minuti, però con segnale molto fluttuante. Andrà molto su e giù perché c'è l'effetto Doppler, che è lo spostamento di frequenza, e anche proprio l'effetto del segnale che rimbalza. Mentre questo tipo di aereo, che sarà un'intersezione ortogonale, ci metterà di fare un collegamento velocissimo, 30 secondi, 20 secondi, che in telegrafia per noi va benissimo per fare il collegamento. Cioè 30 secondi, collegamento, via, ci passiamo i dati e abbiamo fatto il collegamento senza problemi. Spesso sono così, poche volte sono così, sfortunatamente. Prego. Sì, ti ho detto che ti vedo più tighe e memorosa ormai. Ecco, questa qua è una cosa pura curiosità, vengo giù che c'è l'orario. Anche. Questo qui è praticamente il passaggio degli aerei centrato sopra, qui è Germania, circa, e questo qui è la prima ora di un contest internazionale, cioè il contest è una gara che noi facciamo, e la prima ora, queste qua sono 24 ore di gara, questi qua sono tutti gli aerei che sono passati in 24 ore. Per cui vediamo che è ben spezzata. Questa zona qui, per cui esatto, cioè, sono passati 24 ore, però ce ne sono passati, diciamo, parecchi. Già questo qua in un'ora fa capire che qualche collegamento si poteva fare benissimo senza nessun problema. Il passaggio dell'aereo, proprio la tratta che ha fatto l'aereo, la rotta che ha fatto l'aereo. Sì, potrebbe anche essere, sì. Stiamo cercando qualcuno che fornisca oro da mettere dentro, così, o platino, così ci aiuta magari a fare i collegamenti, ma non ho ancora trovato nessuno che sovvenziona. Sì, due o meno. Ecco, qui andiamo sulla cosa un po' più pratica. Qui ci sono dei video che spiegano più semplicemente, fanno vedere realmente come viene fatto un collegamento senza tanti problemi. Ma fai il primo, dai. Sì, lo so. Sì. Ok, allora, giusto. L'ho segnato, poi ho perso la slide. Allora, come dicevo prima, puoi farlo tu a casa con la chiavetta, fai un ricevitore a DBS, quelli classici con l'antenina, anche quella da macchina, ma diciamo è semplice fare con linea retta, e poi inviarlo tramite FlyAware. Una volta usavamo FlyRadar 24, FlyRadar 24 a un certo punto gli ha detto a questo radioamatore: tu mi stai usando i miei pacchetti, voglio i soldi. Lui ha detto: guardi, ho fatto una cosa gratis, non voglio chiedere alla comunità dei radioamatori soldi, mi dispiace, tieni il tuo pacchetto dati. E lì avevo un bel pacchetto dati molto attrezzato e molto, anche perché loro ti mandano giù, non so se sapete come funzionano i ricevitori per gli aerei, tu puoi richiederlo, vedono che nella tua zona non c'è e ti dicono: ok, tu devi garantirmi 24 ore internet e alimentazione, sempre H24. Però loro a un certo punto hanno detto: no, non te lo diamo più. E lui ha detto: vabbè, tenetevelo. E lui è andato in cerca di qualcos'altro. Io ne ho creati due, ne ho uno sul Monte Cesena a 1500 metri, sopra, diciamo, qua sopra Val d'Obbiadene, uno ce l'ho a casa della mia ragazza, e ho chiesto al programmatore, gli faccio: ma non puoi fare un server tuo? Lui mi fa: è un problema per la gestione della sicurezza, perché i dati sono, come dicevo prima, hanno una latenza. Lui ha dovuto sul suo programma eliminare questa latenza, molto ovviamente prendendo una volta due gli aerei, capisce loro quanti secondi, minuti danno di ritardo e lui lo corregge. È solo questo qua, lui mi fa: se fosse per me, anche perché radioamatori in giro ce ne siamo tantissimi, potremmo mettere su quanti ricevitori vogliamo, perché sono su una frequenza
appena più sotto dei 1200, perché sono 1090 MHz e sono ricevibili con una sciocchezza. Dopo anche lì adesso stanno diventando i fanatici, cominciano a fare antenne che io non farei mai, tipo collineari con cavi grossi così a bassa perdita, perché devono guadagnare di più, li mettono sopra pali. Ne ho visto uno, ha messo 7 metri di palo per metterla sopra l'antenna, sopra casa, cioè robe da pazzi, però lo fanno. E c'è, se tu vai su FlyAware, che è molto gratuito, ti dà tutte le caratteristiche e tutto, vedi quasi tutti gli aerei in chiaro. Non vedi solitamente quelli militari, però vedi gli elicotteri. Ecco, questo qua è un collegamento della Murgia, diciamo, per cui zona Bari, zona Puglia. Che facciamo il collegamento? Qui vediamo subito che lui mi sta chiamando. Lui mi sta chiamando, ma io lui non mi sente. Qui era ancora all'inizio, avevo due antenne e 250 watt, diciamo, le prime prove, i più bei collegamenti. Io ero all'oscuro di quello che stavamo facendo. Lui mi stava usando come tester. E poi mi ha telefonato, mi ha detto: guarda che abbiamo fatto questa cosa qui. Vediamo se... mettiamo il microfono. Italia 03, Victor Tan Hotel. Italia 07, Foxtrot. Ok Ale, inizio ad ascoltarti. Italia Zulu 3, Victor Tango Hotel. Italia Zulu 7, Foxtrot, Lima, Sierra. Italia Zulu 7, Foxtrot, Lima, Sierra. Vediamo un po' Ale se va. Italia Zulu 3, Victor Tango Hotel. Italia Zulu 7, Foxtrot, Lima, Sierra. Break. C'è purtroppo non c'è buon troppo, questo è assodato ormai. Le condizioni troppo sono, direi, pessime. Poi mi spiegherai, mi dirai quali sono le tue condizioni, il tuo setup. E se ci ascoltiamo sarà solo per mezzo di qualche riflessione su aeromobili. Vediamo un po' se va adesso. Italia 3, Victor Tango Hotel. Zulu 7, Foxtrot, Lima Sierra. Te Ale. Roger, ok, copiato tutto, 5-5, 5-6 il rapporto adesso, però sono aerei, Ale, ti confermo che si tratta assolutamente di aircraft scatter, non c'è troppo, comunque il troppo è veramente molto molto limitato oggi. Ti ascolto, riesco a sentire la tua presenza quando non ci sono gli aerei, ma è difficile ovviamente che questo abbia una certa reciprocità, tu probabilmente non mi ascolti. Il mio setup è molto più semplice. Una sola antenna, 11 elementi, 3 lunghezze d'onda di popa, Yankee Union 7 Echo Fox, la potenza di circa 400 watt e un pre a basso rumore, comunque mi aiuta moltissimo Ale. Ci sono praticamente 2-3 aerei che stanno incrociando adesso, stanno tagliando il segmento, dovrebbero essere a nostro favore. A te ancora Ale, i Z3 Victor Tango Hotel, Zulu 7 FLS, vai!
Ok Ale, continuo ancora, continuiamo ancora perché c'è un altro aereo che si sta avvicinando al segmento e tra un po', tra un minuto sarà, ci permetterà un'ulteriore riflessione, quindi abbiamo ancora la possibilità di sentirci bene. Continuo ancora un po' a chiamare per cortesia. Il Z3 Victor Tango Delhi, Zulu 7 FLS, a te Ale. Sì, ancora più o meno, siamo ancora sullo zero, il segnale con gli aerei di sopperire alla mancanza di... Sì, sicuramente hai un'ottima stazione Ale, su questo non c'è dubbio, Z7 FLS, ritornando, hai davvero un ottimo setup perché comunque ti ascolto, anche senza l'ausilio degli aerei riesco a sentirti. Quando ci sono gli aerei sul pezzo ovviamente le cose cambiano e ti ascolto molto meglio, su questo non c'è dubbio, non ci piove. In questo momento, ad esempio, dovrebbe essere buono perché ci sono almeno un paio di PA a valvola. Xilofono Lima Delta. Italia Zelanda 3 Victor Tango Hotel. Italia Zelanda 3 Victor Tango Hotel. Italia Kilo 8 XLD. Italia, chilometro 8, xilofono Lima Delta, IK8, xilofono Lima Delta, attenzione Ale se mi ascolti. Roger, 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 Ale, inizio ad ascoltarti. Roger, 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 inizia a sentirci, sono tre aerei che incrociano in questo momento. Italia, Zelanda 3, Victor, Tango, Hotel. Italia, chilometro 8, xilofono, Lima, Delta. Ti rimetto il microfono, avanti Alessandro. Roger, 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 il rapporto per te è 5-1, segnale reale, 5-1, 5-1, segnale reale, JN 70, Victor Oscar, Juliet Nancy 70, Victor Oscar, ti ascolto benissimo, intelligibilità totale, ancora per te il microfono, IV3, Italia Zelanda 3, Victor Tango Hotel, IK8, xilofono Lima Delta. Roger, Roger, Ale, Roger, 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 una sicurezza ormai una sicurezza, il QSO in air scatter con te, non ci sono...
Sì, scusate. Rain Scatter, che è un altro modo di scatter, che va solo per 10 giga, 24 giga è già più difficile, e 24 giga diventa un muro, però se la nuvola è in una certa condizione può essere fattibile, e lasciamo perdere. E a 10 giga Rain Scatter, per cui sono banchi di nuvole sopra alcune zone, possono portare lo stesso effetto degli aerei. Diciamo che la nuvola è ferma, per cui è più facile. Ha una bella cosa, che non è detto che deve essere come l'aereo in tratta. La nuvola potrebbe essere che io sono paradossalmente a Roma, la nuvola è sopra Venezia e collego uno da Torino, anche se ci sono 90 gradi di angolo, perché le gocce della pioggia fanno una deflessione dell'onda. Solitamente si lavora prevalentemente in telegrafia, perché la fonia sembra di sentire l'effetto mostro, wow, giusto, cioè non riesci a decodificare, a meno che non sei dritto, perché quando tu sei a 90 gradi la telegrafia passa sempre, perché è un punto, una linea, per cui è un impulso, mentre la fonia è molto, molto variegata e subisce tutte le deformazioni, che sono cose, lasciamo perdere. Questo qui è un collegamento a 10 giga, fatto da mio papà e da un tedesco, dopo varie e varie prove con gli aerei. Forse il primo in Italia che fa un collegamento tramite aerei a 10 giga, perché le parabole, come dicevo prima, cominci ad avere una parabola da 1,20 m, hai 0,7 gradi per parte di globo, per cui è difficile puntare l'aereo si muove, non è così semplice. Di là mio papà 1,20 m con 15 watt a 10 giga, e il tedesco deve avere un metro con 20 watt, per cui diciamo la tappa era quasi uguale. Sì, allora noi utilizziamo, diciamo, le cartine, quelle classiche che vediamo di Friuli Venezia Giulia, del Veneto, quella del, anche quella della protezione civile, diciamo, italiana, no? Papa Alfa, che è un polacco, ha fatto praticamente, ha messo la cartina e gli ha creato la griglia, per cui tu vai sopra con il mouse e dici guarda che la nuvola è in quel locatore, tu sai che punti quel locatore e l'altro punta. Ci sono altri software che stanno creando altri software per questo progetto. Esatto. Ma no, ma noi facciamo tutto orecchio, non c'è anche chi fa digitale. Non decodifico. Io mi aspetto un numero e mi arriva un punto di tre linee. Il software scrive J, io scrivo 1. So che è un numero, so che è un J. Il software non sa cosa deve arrivare. Quindi per ora l'orecchio umano è in assoluto, per quanto riguarda il digitale Morse, il migliore in assoluto per adesso. La differenza è che il software riesce a decodificare 50 segnali in contemporanea. E qualcuno ne sbaglia. Noi ne facciamo uno solo, ma lo facciamo meglio di lui. È l'unica cosa che per adesso il cervello umano riesce a fare meglio del... Ecco, diciamo che... diciamo si usa il Morse proprio per questo motivo qui, perché è intelligibile, ha segnali molto più bassi.
diciamo che un orecchio allenato riesce a ascoltare il codice Morse 6 dB sotto rumore. Cioè, sente chi è allenato con segnali molto bassi, senti il QRM, che sarebbe il rumore di fondo, che modula. Certa gente riesce a decodificare anche quello. Quando in fonia il segnale è dall'altra parte ancora, cioè vuol dire che sarà altri 200 km da tramite, mentre la telegrafia chi è abituato riesce a farlo. Ecco, questo qua è un QSO, facciamo vedere questo QSO a 10 giga fatto questo inverno tra questo tedesco. Questo qui, come si può notare, vedete che ci sono quattro linee, adesso sta rispondendo un mio papà, ci sono quelle quattro linee lì, qui sono due più forti e due più, cioè due intensità maggiore e due intensità minore, sono nell'immagine che avevo creato sull'altra presentazione che non ho fatto partire, adesso possiamo anche fermare il video, questo qua perché tanto... dov'è il mouse? Questo è il mouse. E quell'effetto che c'era prima delle righe che si spostavano messe così, è l'effetto Doppler dovuto allo spostamento dell'aereo e l'effetto di due aerei, uno nell'interno della riga rossa e uno stava uscendo, per cui un segnale era molto forte e un segnale era più piano, cioè meno forte. Questo qui è dovuto a perché, come diceva lui prima, quando tu trasmetti, è vero che hai una parabola che trasmette, i lobi sono molto stretti, però tu trasmetti con un grado qui, più vai avanti, più si allarga, perché il segnale si espande, per cui rischi di prendere anche due aerei, due più aerei. Tornando un attimo alla presentazione. Esatto, allora, sistemi di tracking dovuti, fatti anche con Arduino o fatti con motori a 24 volts, K3NG ha fatto un bel sistema per fare un inseguitore. Il programma degli aerei ha l'interfaccia con dei rotori più commerciali, che possono essere ProSystem, Jesu, sono vari rotori per noi degli amatori. L'interfaccia, gli punti l'aereo, gli dai il controllo, lui ti alza l'antenna, te la segue. Non è semplice, perché il discorso di latenza, di pacchetti, dopo quando uno prende la mano e sa come funziona, come dicevo prima, su queste frequenze qua è più difficile, ma in 2 metri tu puoi anticipare e ritardare l'aereo, per cui riesci a prendere più tratta, soprattutto se i collegamenti sai che sono difficili, per cui ne approfitti. Tramite gli aerei ho collegato un amico da Valencia che ha un'antenna da 6 metri e 200 watt tutto l'anno. D'estate lo collego tranquillamente senza aerei, d'inverno solo ed esclusivamente con gli aerei. Noi facciamo un'attività, primo martedì sera del mese c'è una gara, diciamo, come queste qua, che facciamo, e l'ho collegato per 12 volte. Alla fine è stato più soddisfazione collegare lui 12 volte che fare tutte le gare, perché sono 820 km. E lui sta su un bel posto perché ha una parabola naturale, lui è nel fuoco di una parabola di montagna, fa di montagna, per cui è una soddisfazione non indifferente fare questi collegamenti. E qui faccio vedere, su un toco, perdonatemi, allora, qui
Questo qui è questi qua sono altri video che trovate sul su YouTube, diciamo, su scrivete Z3VTH, e sono la ricezione di di un Bicom in 13 cm, per cui 2 giga e 3, 600 km, che è un cecoslovacco, mentre quello sotto è 560 km, che è in Sardegna, IQ0H. È un Bicom a 1 giga e 2, sempre tramite gli aerei. Anche lì si vede bene il segnale che sale e che scende in base all'arrivo degli aerei. Questo qui è, come dicevo prima, il ricevitore che ho... che ho io, che invio i dati a FlyAware. Questo qua è quello che ho a terra, diciamo, cioè zona casa, ecco, zona veneziano. Un attimo che carica la pagina. E possiamo vedere in questo momento cosa sta ricevendo, cosa c'è sopra la nostra testa, la zona dove sto io, tenendo conto che sono molto vicino all'aeroporto di Venezia. Questa qui è in miglia aeronautiche, mettiamo così, sì, sicuramente avrà un po' di latenza perché metrico l'ha preso. Ecco, diciamo che il raggio più esterno sono 250 km, sta qua la copertura da terra a 250 km. Per cui vediamo qualcosa sopra le Marche, sopra l'Umbria e Croazia, tanta gente che va in ferie sulla zona della Croazia lì e tanto in Germania. Va bene, questa qui è una chat che non vi spiego perché tanto è una cosa pratica per chi la usa, diciamo, è un server Stennet questo qui. Sì. Anche perché il segnale che arriva sull'aereo non è che ci sono segnali fortissimi, cioè, no, è peggio Radio Maria, diciamo, ecco, cioè, con la potenza AERP che ha il sistema suo di trasmissione è una cosa forte. Ah, esatto. Ah beh sì, beh, diciamo che lì l'aereo del sistema di antenna è molto 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 elevato e sicuramente... Per gli HF, quindi dai 30 mega in giù, dipende dall'ora, dalla stagione... per cui le frequenze basse sono adatte alla notte, le frequenze più alte, quindi dai 14 in su, sono più adatte a dove c'è il sole. In questo momento, questa mattina presto, potevi fare la Nuova Zelanda. Adesso il sole in Nuova Zelanda c'è meno, e quindi tendi a fare più l'Europa. Pomeriggio inizia il sole in America, e quindi inizia a fare gli americani. Dipende poi dalle frequenze. Molto meglio parliamo di 2 metri, no, diciamo lui fa più HF, io faccio proprio 2 metri, cioè più 2 metri a salire. L'estalba, cioè, solitamente la mattina quando fai una gara di 24 ore, la mattina punti verso est perché potresti avere i collegamenti distanti perché sta sorgendo il sole, cioè, loro lì hanno il sole, sta
arrivando. Questo qui aiuta la propagazione delle onde radio. Basta. Avete domande? Non so. Grazie. Se avete altre domande, qualcosa...